Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti a chi invece è nuovo e chi passava di qua per caso e dice: ma sì, dai, mi fermo e sento un po' cosa dice. Intanto sono Cristina, su questo canale mi occupo di darvi dei consigli di lettura per quanto riguarda i libri in lingua o anche, soprattutto perché la maggior parte dei video che ho fatto finora sono inerenti ai suggerimenti per insegnare una lingua straniera al vostro bambino a casa. Sono un'insegnante e da anni mi occupo di questo per l'appunto. Oggi un video super veloce, senza, non sono consigli, non sono suggerimenti, ma è uno spunto di riflessione con voi. È tempo di inizio anno, riprende un po' tutto. C'è da scegliere gli sport, ci sono da scegliere appunto gli sport, i corsi. Quindi il dilemma. Il corso d'inglese. Mi occupo, allora, principalmente lo dico in tutti i video, io mi parlo soprattutto per quanto riguarda l'inglese perché sono appunto insegnante di inglese e di francese, però non si può negare il fatto che sono molto più diffusi i corsi d'inglese piuttosto che quelli di francese. Detto questo, però i miei consigli e anche il caso della riflessione di oggi si può sinceramente declinare a qualsivoglia lingua. Scusatemi. Quindi, ricapitolando, dicevamo, si scelgono i corsi. Spesso, la maggior parte delle volte, io faccio corsi rivolti a bambini anche molto piccoli, diciamo anche la scuola dell'infanzia. E devo sempre specificare al genitore o chiedere al genitore l'obiettivo che la famiglia ha, riassumendo, schematizzando. Potete iscrivere i vostri figli a tutti i corsi che volete. Quello che cambia è il perché li iscrivete a quel corso. Se il vostro obiettivo è: iscrivo mio figlio al corso di inglese perché a fine anno lui parlerà inglese. No, ve lo dico già da adesso. Il corso di inglese, per come sono la maggior parte dei corsi, una volta a settimana, un'ora a settimana, facciamo anche 2 ore a settimana. Poi il bambino a fine anno, a fine di questi 6 mesi, 8 mesi, che poi è un anno scolastico, non è l'anno solare, non parlerà inglese. L'obiettivo non può essere, il vostro non può essere quello di iscriverlo a un corso di inglese per farlo parlare in inglese alla fine dell'anno. Sono metodi molto lunghi, soprattutto i corsi basati sul metodo madrelingua. Il metodo madrelingua non presuppone necessariamente una madrelingua, però c'è un insegnante madrelingua, però il metodo madrelingua è quello per cui si fa tutta la lezione in lingua, quello è il metodo madrelingua. È un metodo molto più lento rispetto al metodo magari scolastico, perché il bambino deve assimilare più lentamente o comunque assimila più lentamente o dipende anche da carattere a carattere, da predisposizione o meno, ma comunque sono metodi lunghi. Dovete aver ben chiaro voi genitori o voi persone. Chi appunto iscrive un bambino a un corso di lingue deve aver ben chiaro queste cose. Primo, non è un metodo veloce, quindi non posso pensare di iscrivere un bambino a un corso di inglese solo per un anno, solo per 3 mesi, ma è un lavoro che deve essere fatto con costanza. In più, non raccoglierete subito i frutti. Quindi non potete testare il bambino a fine anno. Allora, come si dice quello? Allora, dai, parliamo. Allora, io ti dico delle cose in inglese e tu rispondi. Non funziona così. Quindi è inutile iscrivere i bambini ai corsi di inglese visto che poi alla fine non parlano? No, non è inutile. Vabbè, ok, sono di parte, però non è inutile. Quello che è per la maggior parte delle volte sbagliato sono appunto gli obiettivi, i falsi miti, le false credenze, cioè ripeto, l'idea di iscrivere un bambino a un corso e poi allora parlerà. Se voi cambiate questo risultato, voi non dovete arrivare a pensare che il bambino alla fine del corso parlerà inglese, ma
sarà stato a contatto intanto con una lingua nuova, con dei suoni nuovi, avrà interiorizzato un tot di vocabolario, quindi si lavora molto sul lessico, sul vocabolario. Le strutture grammaticali verranno, perché se il metodo è madrelingua, il bambino poi le ascolta, le ascolterà, in futuro le riconoscerà, le saprà utilizzare nel contesto adeguato, senza spiegare grammaticalmente quello che sta usando. Capirà sempre di più una persona di un'altra lingua, nello specifico di inglese, quindi sarà molto più rilassato quando verrà a contatto in maniera anche scolastica con una persona che parla quella lingua, quindi non avrà quella paura di dire oddio non capisco perché è abituato fin da piccolo. Inoltre il cervello o comunque lui stesso registrerà i suoni, imparerà i suoni, i fonemi giusti, i suoni giusti, la pronuncia, senza il metodo scolastico, lo imparerà col metodo madrelingua. E anche se non sarà subito in grado di replicare il suono o quello stesso suono a seconda delle varie parole a fine anno o a fine del percorso, fa niente perché comunque li andrà a riconoscere poi. Per quello dico che è un metodo lento perché piano piano poi queste cose che sembra che non siano magari state interiorizzate, sembra perché il bambino non le utilizza subito, nell'immediato, ma poi salteranno fuori. Sono delle buone basi. Quindi, ve l'ho detto, è un video corto, ma ci tengo perché spesso o magari vengono da me delle famiglie e l'abbiamo spostato perché in quel posto dopo un anno non ha imparato nulla, non parla. Sì, difendo le altre insegnanti perché non è che non parla, ma è difficile, guardate il bambino anche madrelingua italiano, non si mette a parlare subito così in maniera totalmente giusta. Col madrelingua, con un metodo madrelingua inglese o francese o qualsivoglia lingua, è uguale, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non ci vogliono le interrogazioni dei genitori. È un atto di fiducia, sì, fiducia nel bambino e soprattutto fiducia nell'insegnante, perché i risultati non li si vede subito. Certo, imparano i colori, i risultati lessicali si vedono perché magari i bambini imparano effettivamente tante parole in maniera molto veloce, molto rapida. Quindi se li si interroga, passatemi il termine, se li si se si mostra loro determinate immagini, ad esempio penso ai colori. Senza chiedere rosso come si dice in inglese, perché questo vabbè, l'avevo già spiegato in altri video, non si fa, ma semplicemente si fa vedere il rosso e si vede se il bambino lo dice in inglese. Quello sì, si può fare e il bambino le riconosce e le sa se le ha fatte, se i colori sono argomento del percorso fatto, del corso fatto, è ovvio che il bambino le sa riconoscere e poi sa anche la parola in inglese. Lo sa, gli dice direttamente con la parola in inglese, però non parla. Un conto è assimilare il vocabolario, quindi voi come genitore sì che giustamente volete spingere il vostro bambino ad imparare una lingua nuova, ma non pensate che sia un procedimento veloce. È più si inizia da piccoli perché si ha più tempo a disposizione, perché si ha il cervello più veloce, perché si riesce più veloce, l'ho detta male, perché si riesce a memorizzare meglio il vocabolo, perché i suoni si interiorizzano subito, più si è piccoli, più si trattengono, più si riconoscono i suoni giusti. Quindi, e quindi si avrà una buona pronuncia in futuro. Quindi dovete dare tempo all'inglese, alla lingua straniera, per sedimentarsi, per mettere le basi. Quindi quello ci tenevo perché siamo proprio all'inizio. Le domande spesso, ma giustamente sono sempre le stesse, ovvio, ma è giusto così. Ma ci tengo a dire a tutti, o comunque a chi mi guarda, chi mi segue, come lo dico ai genitori che vengono a fare colloqui da me per iscrivere o meno i bambini. Non dovete pensare che il bambino alla fine del corso sappia parlare.
Sa dei suoni, sa dei vocaboli, ma non sa parlare in inglese. Capisce magari determinate cose se sono state fatte nel corso, ma non sa parlare. Questo non vuol dire che è inutile iscriverle a un corso. Perché? Perché allora bisogna iscrivere un bambino al corso di inglese o di una lingua? Per creare le basi, per creare delle buone basi su cui poi in futuro si lavorerà. Però sono le basi. Le basi è per rendere questa lingua, o può essere anche uno strumento musicale, la stessa cosa, il procedimento è lo stesso, non si impara subito a fare una cosa, ci vuole tempo e costanza. È utile perché si sta lavorando sulle basi. Più la base è solida, più la base è fatta bene, più questi bambini non avranno né problemi scolastici in futuro e avranno una bella predisposizione per l'apprendimento delle lingue. L'ho fatto lungo, anche se volevo fare un video corto, ma parlo tanto, mi devo abituare a parlare meno. Scusate, e se non vi è piaciuto, fatemi sapere le vostre impressioni. Se avete spunti, se avete domande al riguardo, fatemele giù nei commenti. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!